La parola subito al nostro moderatore, Emanuele Perugini, che ringrazio per aver accettato l'invito a moderare questa tavola rotonda. Emanuele Perugini è un giornalista noto, esperto, ci segue le nostre vicende, le vicende dell'Istituto, delle nostre associazioni da tempo e, oltre a essere giornalista, quindi oltre a farlo di mestiere, è un appassionato di questa materia. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito a moderare questo incontro. A te la parola. Grazie a voi per avermi invitato e grazie anche a, come dire, l'ufficio comunicazione dell'ISPRA che ha il merito di essere sempre puntuale e soprattutto di rispondere sempre al telefono quando noi ne abbiamo bisogno. Quindi grazie, e vi assicuro che non è da poco. Io, come ha detto il direttore Stefano Laporta, faccio il giornalista scientifico, ma quando mi guardate dimenticate immediatamente il ruolo di Piero Angela. Noi facciamo tutt'altra cosa, giornalista scientifico che si occupa della cronaca quotidiana sui quotidiani, sulle agenzie di stampa, non significa raccontare la scienza in astratto. Oddio, qualche volta capita di parlare di bosoni o di altre scoperte fantastiche, ma spesso e volentieri quello su cui noi lavoriamo è l'impatto che sull'ambiente dei processi umani sostanzialmente. Quindi andiamo ad occuparci di casi di cronaca piuttosto complessi, articolati, su cui come dire, riscontriamo quotidianamente tutte quelle che sono come dire, le storture di un sistema che fino adesso è stato piuttosto disarticolato. Basta raccontare il caso della Terra dei Fuochi, piuttosto che tutte le emergenze che avete visto settimanalmente, se non quotidianamente, sui giornali. Per me quindi è un grande piacere moderare questa tavola rotonda a cui sono stati invitati sostanzialmente tutti gli attori economici e sociali che operano sul territorio e che sono investiti di un ruolo fondamentale, quello di come dire, ricostruire e dare una linea di sviluppo verso uno sviluppo sostenibile a questo paese. Il progetto di legge che verrà discusso prossima settimana alla Camera e comunque tutto il ruolo delle agenzie avranno in questo un ruolo fondamentale, determinante, sia per quanto riguarda, come dire, la filiera della gestione dei rapporti e quindi dei ruoli, delle autorizzazioni, che per quanto riguarda proprio il governo reale dei fenomeni sul territorio, cioè non va dimenticato che poi, come ha rilevato lo stesso ministro ieri nel suo intervento, è proprio nella catena, diciamo, di mancanza di un feedback sicuro sui dati dell'impatto degli eventi, degli impianti sui territori, che si crea la prima catena di sfiducia nei confronti dello Stato e delle istituzioni. E quindi è fondamentale che nella nuova costruzione del sistema d'agenzie ci sia un aspetto particolarmente attento a questo tema. Penso per esempio al discorso sugli open data, che sono una necessità non solo per quanto riguarda un discorso di trasparenza, ma che potrebbero essere anche un driver per lo sviluppo economico, perché potrebbero aiutare a far nascere tutta una serie di realtà e di strutture. Parlo come fondatore di una società che si chiama Smart Rural, che potrebbe, come dire, contribuire molto anche allo sviluppo economico. Gli ospiti che abbiamo, come vi dicevo, a parte Stefano Laporta che già conoscete, sono Svedo Piccioni, che è direttore dell'ARPA Umbria. Poi abbiamo Umberto Benezzoli, che è direttore generale dell'ARPA Lombardia, Vittorio Cogliati Dezza di Legambiente, Rosa Filippini, presidente di Amici della Terra, Giulio Molinario, che è del Dipartimento Politiche Industriali di Confindustria, Gianluca Cencia, che è direttore generale di Federambiente, Maria Adele Prosperoni, che è dell'area Ambiente e Territorio di Coldiretti, Giuseppe Cornacchia della CIA, Dipartimento Sviluppo Agroalimentare, Donato Rotundo di Confagricoltura e infine Edo Ronchi, ma non per ultimo. L'ordine dei lavori, avevamo deciso di interventi intorno ai 4 minuti per riuscire a dare contezza di tutti gli interventi. Vorremmo iniziare dai due rappresentanti delle ARPA locali, quindi Benezzoli e Piccioni, in quest'ordine naturalmente, e poi dopo i rappresentanti di Confindustria, di Federambiente e
a seguire poi i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo agroalimentare e chiuderanno poi i rappresentanti del mondo ambientalista, delle associazioni ambientaliste. Chiuderà i lavori l'intervento di La Porta. Quindi prego Benezzoli, grazie. Grazie. Vi do una mia visione necessariamente per sintesi di che cosa crea problemi a uno sviluppo ordinato, armonico, collaborativo del nostro sistema di tutela ambientale. Primo, la normativa. Le leggi, secondo me, sono eccessivamente dettagliate, eccessivamente stratificate, entrano in dettagli di procedure e di elementi tecnici e quindi, a mio modo di vedere, la normativa andrebbe tutta rivista in una logica di principi generali, rinviando poi alla regolamentazione tecnica tutto l'aspetto sia di procedura che di normazione tecnica in quanto tale. Quindi questo porrebbe l'enfasi, trasferirebbe l'enfasi dal legislatore alla struttura amministrativa gestionale del sistema ambientale da un punto di vista poi di una corretta e soprattutto aggiornata allo stato dell'arte delle conoscenze tecnico-scientifiche attuazione della normativa. E questo oggi ovviamente non avviene, basta guardare il codice ambiente per vedere il dettaglio puntiglioso e talvolta anche schizofrenico con cui il legislatore disciplina le singole materie. Leggi e reati penali. Il presupposto, mi ha fatto piacere ieri sentire un intervento autorevole su questa in sintonia con quello che faccio io, il nostro paese ritiene che definendo come responsabilità penale un comportamento illegittimo, magicamente questo comportamento scompaia, non rendendosi conto viceversa che chiunque sia orientato a delinquere lo farà a prescindere dal profilo penale del comportamento. Viceversa, il profilo penale va a punire chi al più, consapevolmente o inconsapevolmente, si macchia di illegittimità, che sono cosa diversa dalle illiceità. E quindi io credo che andrebbe depenalizzato tutto quello che ha a che vedere con un mero inadempimento di natura amministrativa, salvo eventualmente rafforzare le conseguenze penali nel caso, in carenza del profilo amministrativo previsto, si determini un danno effettivo all'ambiente e alla salute. Tra le altre cose, questo consentirebbe alle nostre agenzie finalmente di avere in maniera più continua ed estesa un approccio collaborativo col mondo della produzione, col mondo dell'impresa, che è poi il principio cardine dell'approccio comunitario, un approccio anglosassone, che è un approccio di effettività e non di bizantinismo giuridico-amministrativo. Terzo, le leggi e le competenze amministrative. Allora, è noto come il nostro legislatore statale abbia determinato un guazzabuglio di competenze in materia ambientale, coinvolgendo in maniera estremamente estemporanea e talvolta anche incoerente le più varie amministrazioni locali, centrali, tecniche. Allora, io credo, e questo l'ha detto il ministro Galletti ieri, e spero che avesse in testa quello che vi dirò io spero che l'occasione della riforma del titolo quinto del Senato, francamente a me non importa niente del destino del Senato, io spero che sia la grande occasione per rivedere tutta la governance ambientale in una logica di sfoltimento delle competenze amministrative, a partire ovviamente da quello delle province. Io credo che le province siano state messe alla prova sufficientemente, non si sono dimostrate all'altezza del governo territoriale della materia ambientale, sono un ente che in qualche misura fa semplicemente intermediazione tecnico-amministrativa tra noi e le ASL
e le imprese. E io credo che in un buon modello semplice e molto anglosassone avere un, quello che i consulenti chiamano uno one stop shop, cioè un unico luogo a cui le aziende fanno riferimento from cradle to grave, quindi dalla culla alla tomba, io credo che sia la cosa più corretta. In tutto questo, ritorno al mio intervento iniziale e poi termino, va da sé che tanto più si delegifica rinviando alla normazione tecnica, alla regolamentazione tecnica, tanto più saremo in grado di avere una fase ascendente del rilascio del provvedimento regolatorio tecnico più solida di quello di oggi, attraverso un'interazione trasparente, formalizzata tra il ministero competente o i ministeri competenti, il sistema delle imprese e il sistema delle agenzie ISPRA e le agenzie regionali, in modo tale che ciascuna cosa che vada in gazzetta ufficiale, o meglio, prima che vada alla Corte dei Conti per la registrazione, sia stata valutata con tutte le possibili implicazioni, sia di impatto sulle imprese che di impatto organizzativo e di risorse sul sistema che poi deve implementarlo. Detto questo, anche noi dobbiamo prendere una decisione. Vogliamo fare i poliziotti o vogliamo fare i consulenti delle imprese? Vogliamo reprimere o vogliamo concorrere allo sviluppo del paese in una logica di sviluppo sostenibile? Perché se è così, forse abbiamo alcune cose che da noi non vanno bene, e mi riferisco in particolare alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Non si combina, è inutile che stiamo a girarci attorno, non si combina l'avere degli UPG e poi tendere invece a presentarsi come un luogo di consulenza collaborativa per le imprese. Aggiungo solamente che di corpi di polizia in Italia, secondo me, ce ne sono anche troppi. Grazie. Grazie. Cambiamo un po' il programma, proprio perché, come dire, è un po' un guazzabuglio, come ha detto Benezzoli. Diamo la parola a Molinaro delle politiche industriali di Confindustria. Sì, grazie. Io porto i saluti del professor Beccarello, che era in programma e che per un impegno al Ministero non può esserci qui. Ci confrontiamo su quello, leggendo il programma, su dopo 20 anni di controlli ambientali, sul lavoro svolto finora e su quello che potrebbe essere il futuro della protezione ambientale nel nostro paese, così leggo dal programma. Io ovviamente sento le imprese sul territorio e vi dico che in linea di principio siamo pronti, favorevoli a un sistema di controllo, ma un sistema di controllo che abbia determinate caratteristiche di efficienza, efficacia, razionalità e uniformità. Vi dico questi quattro, come dire, aspetti perché sul territorio molte volte si registra una certa incertezza da parte tanto delle imprese che degli enti di controllo con cui queste imprese devono confrontarsi sull'interpretazione della normativa e su cosa veramente ci si aspetta, cioè l'azienda riceve il controllo, ma molte volte non capisce veramente qual è l'informazione che l'ente di controllo, di cui l'ente di controllo ha bisogno in una logica di tutela ambientale. E quindi i controlli sono appunto di per sé utili, anche perché sono un meccanismo non solo di tutela ambientale, ma anche di differenziazione sul mercato, che consentono di discriminare l'impresa che veramente in maniera positiva riesce a ottemperare a questi livelli che lo Stato ci chiede, a questi livelli di tutela ambientale. Visto il poco tempo a disposizione, dicevo, questi quattro temi che ho individuato: uniformità, razionalità, efficacia ed efficienza, che dovrebbero accompagnare il sistema di controlli in un'evoluzione futura. Vedremo poi che esito avrà questo processo. Io vi do magari due o tre spunti. Ad esempio abbiamo una raccomandazione europea del 2001, quindi neanche troppo recente, che già ci dice che sarebbe opportuno arrivare a divenire a dei criteri minimi da adottare per le ispezioni ambientali, e questi criteri minimi hanno al loro interno, nella stessa raccomandazione, parole, concetti come adeguatezza, pertinenza,
Quindi magari nella logica di uniformità anche capire cosa l'ente vuole e cosa l'impresa, quindi l'informazione l'impresa che deve fornire. Abbiamo poi aziende che non solo per legge ma anche volontariamente mettono in piedi sistemi di certificazione ambientale di cui sarebbe opportuno, utile tenere conto nel meccanismo di controlli e di ispezioni. Infine noi ovviamente viviamo in una casa più grande che l'Europa, soprattutto in materia ambientale direi andiamo a confrontarci sempre più con regolamenti che sono direttamente applicabili ma anche con direttive che, come sapete, devono essere recepite nell'ordinamento italiano. Evitiamo anche, per una logica di favorire uno sviluppo sostenibile, target e limiti che non siano inutilmente, come dire, superiori o maggiori a quelli che l'Europa stessa ci fissa. In altri termini, ripeto, torno a dire e concludo perché penso che già i 4 minuti siano pressoché terminati, quindi pronti a dialogare, pronti a inserirci, quindi a sottostare a questo sistema di controlli, purché, ripeto, abbia delle caratteristiche che differenzino il mercato in termini positivi e non risultino inutilmente una forma di appesantimento per le imprese, sempre, e non ci scordiamo perché tutto questo è in una logica di tutela ambientale, quindi i controlli devono favorire la tutela dell'ambiente. Grazie. Gianluca Cencia, per voi invece? Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questa tavola rotonda. Penso che il confronto per chi come noi rappresenta sistemi industriali sia quanto mai positivo, utile, opportuno, e questo, diciamo, lo abbiamo fatto e con il sistema delle agenzie regionali ormai da tempo e con l'ISPRA da anni c'è questo confronto costante e devo dire proficuo, almeno dal nostro punto di vista, sulle norme. Adesso, senza toccare dei temi che sono stati citati dai relatori che mi hanno preceduto sulla chiarezza sulle norme, sulla difficoltà di individuare all'interno di percorsi e di processi di autorizzazione anche i diversi attori coinvolti in questo percorso, credo che il lavoro che è stato fatto in questi anni come federazione, come sistema delle agenzie, noi ci siamo confrontati tante volte su alcuni temi e su alcune norme complesse per chi come noi deve gestire il sistema, nel nostro caso il sistema industriale dei rifiuti in Italia. Penso alla norma sulle H14 piuttosto che quella più recente sul CSS, che ci ha visto, appunto perché normative nuove, complesse, difficili spesso anche nella gestione, ad un lavoro quanto mai proficuo. Mi ha colpito recentemente, in occasione delle audizioni alla Camera, non più tardi di 2 mesi fa, in Commissione Ambiente, sul recepimento della direttiva sulle emissioni industriali. Come Federambiente siamo stati auditi subito dopo il sistema delle agenzie e nel leggere le proposte che arrivavano al sistema delle agenzie ci siamo ritrovati in diverse di quelle proposte, perché avevano un obiettivo anche lì di chiarezza e di lettura omogenea tra le diverse norme che venivano toccate dalle emissioni, direttiva sulle emissioni industriali, e abbiamo condiviso, e lo dico veramente con piacere, molte delle proposte che sono arrivate dal sistema delle agenzie. Io credo che, come rappresentanza del settore industriale dei rifiuti in Italia, se vogliamo ancora in una parte di questo paese contribuire a costruire un sistema infrastrutturale che consenta di evitare le emergenze, noi come sistema dobbiamo, sistema complessivo, indipendentemente dalle giacche, dai ruoli e dalle rappresentanze, tener conto che dobbiamo lavorare in un'ottica di regole, di certezze, di trasparenza e di condivisione rispetto al nostro primo interlocutore, che poi è il cittadino. Come sistema delle imprese siamo pronti a proporci per realizzare infrastrutture che abbiano il massimo rispetto dell'ambiente, il massimo rispetto di quelle regole che però devono essere omogenee, lo diceva il collega Molinaro di Confindustria, quelle regole che devono essere omogenee a livello nazionale e soprattutto omogenee a livello europeo. Il mercato è un mercato oramai con il quale ci confrontiamo non solo nazionale ma anche europeo, e come tale quindi noi non possiamo che chiedere che queste regole siano omogenee per tutti i competitori che giocano in questo grande campo di calcio europeo.
Noi siamo pronti come sistema infrastrutturale a fare queste proposte ed a farle in un'ottica di certezza, di trasparenza. Se vogliamo vincere la diffidenza che nel nostro caso quello dei rifiuti è oramai purtroppo presente in ogni proposta, in ogni infrastruttura, dobbiamo farlo in un'ottica di totale trasparenza, lo ripeto, rispetto a quelle che sono le istanze giuste e corrette dei cittadini. Quindi io, diciamo, utilizzo questo appuntamento per, come dire, rinnovare l'impegno dal nostro punto di vista e anche ringraziare ancora per come in questi anni con il sistema delle agenzie ci siamo confrontati affinché entrambi potessimo svolgere il nostro ruolo in un'ottica di tutela dell'ambiente e rispetto della salute dei cittadini. Grazie. Grazie. A questo punto però, visto, come dire, che sono stati toccati questi temi piuttosto delicati, mi farebbe piacere, se fosse possibile, ascoltare il presidente di Legambiente, di Vittorio Voglia di Dezza, di Legambiente. Ma io partirei da un dato, ovvero sia che il giustissimo, diciamo, l'appello di Benazzoli alla semplificazione, a costo però di sostenere con forza, questo lo dico direttamente a Confindustria e Federambiente, che il sistema dei controlli è un sistema terzo. Le agenzie non possono essere né poliziotti né consulenti dell'impresa, ma sono, come dire, i difensori dell'interesse generale e del bene comune, e rispetto a questo svolgono un ruolo istituzionale pubblico che dà certezza al mercato. Allora, da questo punto di vista, credo che la prima emergenza che dovremo affrontare è quella della omogeneità del sistema delle agenzie regionali, di un sistema ormai maturo e che ha bisogno di raggiungere gli stessi livelli di efficacia ed efficienza in tutte le regioni, altrimenti ci troviamo di fronte a un'economia, diciamo, in cui in alcune regioni è possibile che l'economia cattiva cacci l'economia buona, e ci si trova di fronte a disparità di comportamenti del pubblico e del privato. Da questo punto di vista credo che sarebbe utile, anche come segnale politico di interesse generale, che il disegno di legge Bratti-Realacci, che sta ancora alla Camera o comunque ha superato, diciamo, la Commissione Ambiente, si acceleri per arrivare, diciamo, anche a favorire un dibattito pubblico su questo tema. Dopodiché a me preme anche sottolineare che il sistema delle agenzie e l'ISPRA non sono soltanto funzionali ai controlli, ma hanno anche un ruolo scientifico e di ricerca e di, non so se questo rientra nel tema della consulenza, ma anche in questo caso la consulenza è al paese, al sistema paese, di cui fanno parte anche le imprese, ma ci sono anche gli enti locali dentro. Un tema per tutti, l'enorme questione che sta esplodendo oggi paradossalmente per dati positivi, che riguarda la gestione della fauna selvatica, che ha fatto esplodere, che sembra un aspetto secondario, ma nel mondo dell'agricoltura, visto che ci sono anche esponenti dell'agricoltura, oggi la gestione della fauna selvatica è un tema esplosivo di grandissimo rilievo, anche perché abbiamo esperienze avanzate nelle aree parco di gestione moderna della fauna, al di là, diciamo, delle meccaniche del sistema vecchio delle compensazioni. Io credo che un anello forte di questo nuovo modo, nuova cultura di questi fronti che si stanno aprendo deve avere la sua sede nel sistema ISPRA e nel sistema delle agenzie, per cui sicuramente c'è una questione di semplificazione. La semplificazione può funzionare se funzionano i controlli, altrimenti è una deregulation e non va bene. Il rinforzo del sistema dei controlli non deve essere un rinforzo di tipo punitivo, ma di tipo tecnico-scientifico in funzione di un interesse generale. E poi c'è un ordine di tipo culturale.
è che proprio per sollevare, diciamo, questa, per uscire da questa dicotomia che a me appare drammatica tra chi in modo efficace e ben al solito, diciamo, stigmatizzava tra l'essere poliziotti o consulenti dell'impresa, che dicevo prima c'è una terza via, un terzo ruolo, però bisogna che su questo ci sia un rilancio del dibattito pubblico. A me sembra, diciamo, come osservatore privilegiato, che negli ultimi anni il dibattito pubblico intorno al ruolo del sistema sia rimasto un po' sottotono e c'è bisogno invece di fare un bel salto di qualità. Ecco, allora chiediamo anche, visto che sono stati chiamati in causa i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo degli agricoltori, Giuseppe Cornacchia della CIA, dov'è? Grazie, allora avevamo un ordine, poi siamo andati un po', mi ha colto di sorpresa, ma mi riprendo subito. No, i miei 4 minuti rapidamente, perché parlare di su questo tema, però mi piace intervenire, perché io condivido molto le cose dette dal dottor Benezzoli. Il sistema dei controlli, facevo un riferimento mentre ascoltavo questo approccio, al sistema che noi chiamiamo il sistema di qualità. Nel sistema di qualità noi usiamo il termine controllo come il controllo è la strada maestra per raggiungere la qualità. Allora è vero che un sistema di controllo non è né un poliziotto né un consulente. Noi abbiamo bisogno di legiferare in Italia. Quando abbiamo un problema in Italia facciamo una legge, anzi quando abbiamo un problema in Italia infiliamo un emendamento in una legge e abbiamo così un corpo legislativo assolutamente ingestibile, bizantino, quello che non risolve i problemi. Faccio un altro esempio, stiamo in questo momento discutendo con l'accordo di partenariato con Bruxelles che riguarda tutta la pianificazione dei fondi strutturali, interessa molto lo sviluppo rurale ma interessa tutti i fondi regionali, e una delle critiche che ci fa Bruxelles, avete delle grandi analisi sul dissesto idrogeologico, sulla qualità del suolo, sulla qualità delle acque, sulle aree interne, e poi non avete strumenti di gestione. Allora noi dobbiamo passare da una logica che è tutta frammentata, in cui da una parte si programma, da una parte si controlla, da una parte si sanziona e da una parte si fa ricerca, in un sistema che gestisce, che vede la problematica ambientale come un sistema da gestire, che ha degli obiettivi da raggiungere con degli strumenti, si diceva, efficaci e di efficienza da utilizzare. In questo una riforma del sistema delle agenzie è quando mai necessaria, con questa funzione, che è una funzione di terzietà, una funzione di controllo, ma questo controllo che diventa anche monitoraggio, questo controllo che diventa anche dato per poter pianificare meglio e per poter dialogare meglio con il mondo delle imprese. E questo è necessario con un discorso legislativo, è necessario con un discorso culturale, è necessario con un discorso di governance. Certamente la stagione delle riforme deve servire anche a questo, se l'approcciamo con la logica culturale, con l'approccio culturale giusto. 3 esempi, perché sennò non si capisce come, perché rappresento l'agricoltura, l'importanza dell'agricoltura su questo discorso. Ebbene, l'agricoltura ha 3 temi. Noi viviamo una schizofrenia, facciamo i prodotti più buoni del mondo, però abbiamo anche i terreni più inquinati del mondo, Ispra, la terra dei fuochi, adesso la mia Bussi in Abruzzo. Allora, è necessario allora che fra il mondo della ricerca, il mondo di Ispra, il mondo dei controlli e il mondo delle imprese agricole si crei quella relazione. Noi abbiamo bisogno di avere strumenti di controllo efficaci, ma anche di monitoraggio efficaci, ma anche di supporto scientifico efficace, per poter affrontare 3 temi, dico, il monitoraggio, la qualità del suolo, si parlava prima del problema della fauna selvatica, come no, però il problema della qualità dei suoli e il problema del dissesto idrogeologico. La nostra attività agricola si svolge, noi su 13 milioni di ettari di terreno, su questi milioni di ettari molti ne perdiamo, e quello pure è un problema. Abbiamo 11 milioni di ettari di superficie forestale che vanno gestiti. Allora
un rapporto con un sistema delle agenzie efficace che fa un controllo, che significa gestire e risolvere i problemi ambientali, è fondamentale per l'agricoltura, perché significa garantire qualità dei nostri prodotti agricoli, e noi dobbiamo fare strategie per delle filiere ecologiche di qualità, questa è green economy. Noi dobbiamo fare assolutamente, utilizzare l'agricoltura anche per come approccio multifunzionale, quindi abbiamo un problema di dissesto idrogeologico che riguarda anche l'agricoltura, come si fa l'agricoltura, però abbiamo anche un'agricoltura che può essere positiva per l'ambiente, allora che può essere un attore per attività di prevenzione, per attività di miglioramento della qualità dei suoli, anche questa è green economy. Allora, in una visione della green economy, una funzione del sistema che non è un poliziotto, non è un consulente dell'impresa, ma è un controllore terzo che ci permette di avere una strada maestra per la qualità ambientale e per la qualità delle nostre filiere agroalimentari. Vabbè, insomma, sembra che poliziotti non ne vuole fare nessuno e non li voglia nessuno. La provocazione di Benezzoli è stata ben colta. Volevo sentire adesso Maria Adele Prosperone di Coldiretti. Grazie, buongiorno. Io, quando mi hanno detto che avrei partecipato a questa conferenza, stavo casualmente tenendo un corso di lezione a dei bambini di scuola elementare, e il primo pensiero, quando ho pensato alla sostenibilità e ho guardato questi bambini, è stato che il primo pensiero devono essere loro, i bambini, perché sono loro che erediteranno il governo del nostro territorio, le nostre risorse, e perché è a loro che dobbiamo guardare per formare una cultura ambientale. In realtà, poi, confrontandomi con loro, mi sono resa conto, paradossalmente, che la loro più grossa preoccupazione erano i genitori, perché i bambini che non hanno filtri e condizionamenti hanno innato un senso di protezione di tutto quello che c'è di buono e bello intorno a loro. E loro avevano paura che i loro genitori non avrebbero compreso quelle pillole di ecologia no, di cui abbiamo parlato, che gli avrebbero addirittura impedito di porre in essere quelle misure normali di tutela ambientale di cui abbiamo parlato. E vi dico, abbiamo parlato di spreco di cibo, abbiamo parlato di risorse, di risparmio della risorsa idrica, di tutela del suolo, abbiamo parlato di chilometro zero e di stagionalità dei prodotti. Perché vi dico questo? Perché i genitori di quei bambini sono tra noi, siamo noi, e perché quello che manca probabilmente nel sistema Italia, quando parliamo di sostenibilità, è la coerenza delle azioni. Allora, io credo che in questo tavolo oggi la prima parola chiave debba essere la coerenza, ed è quello che Coldiretti chiede a voi, a questo tavolo. La prima cosa che chiediamo è la coerenza alle organizzazioni che siedono sui tavoli della Green Economy e al Consiglio Nazionale della Green Economy. Perché guardate, non ha senso freggiarsi del bollino Green Economy pensando che sia un 10 in condotta per l'impresa o per l'organizzazione, quando poi nicchiamo su dei temi fondamentali come gli OGM, quindi l'impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio, o quando insistiamo per installare degli impianti a fonti rinnovabili tipo il solare termodinamico sul territorio, sottraendo 200 ettari di terreno all'agricoltura, 100 ettari dei quali vengono espropriati alle imprese agricole e consumano 50.000 metri cubi di acqua al mese. E qua siamo anche a chiedere coerenza al governo, alle istituzioni nazionali. Anche qui parliamo di nutrizione, parliamo di alimentazione, parliamo di salubrità dei prodotti, e poi il Parlamento boccia l'emendamento che chiedeva di innalzare, che avrebbe consentito di innalzare la percentuale di succo d'arancia nelle bibite a base d'arancia dal 12% al 20%. Ancora chiediamo coerenza alle istituzioni comunitarie. Le istituzioni comunitarie producono, io penso, quotidianamente una raccomandazione, una comunicazione, una strategia. Addirittura hanno pubblicato una strategia e una comunicazione per insegnare agli stati a legiferare meglio. Ora io mi domando, se le istituzioni comunitarie avviano questi percorsi teorici di azione, perché poi vanno sistematicamente e ciclicamente a vanificare i provvedimenti nazionali italiani che vanno in questa direzione? Vi parlo della legge sulla tutela della qualità dell'olio, vi parlo delle norme sulla etichettatura obbligatoria di origine sui prodotti alimentari. E allora, venendo al sistema dei controlli, che poi è diciamo la sede che ci ospita, noi al sistema dei controlli, al sistema delle agenzie, chiediamo aiuto,
e collaborazione, offriamo aiuto e collaborazione. Abbiamo una serie di problemi da risolvere, abbiamo una serie di questioni che minacciano in maniera sostanziale l'integrità del nostro territorio, della nostra agricoltura, della nostra alimentazione, rendendoli fragili. Abbiamo il problema dei nitrati. Al momento dobbiamo attuare la direttiva nitratica, la direttiva comunitaria, ma la responsabilità di questa attuazione ricade soltanto sulle imprese agricole. Abbiamo chiesto aiuto a ISPRA, che sta facendo con noi il lavoro da diverso tempo ormai, per aiutarci a individuare le effettive fonti di pressione, perché è su quelle che dobbiamo lavorare. E poi equilibrando, individuando ed equilibrando responsabilità e gli oneri connessi. Dobbiamo lavorare sul sistema di depurazione dei reflui civili e non soltanto penalizzare le imprese di allevamento che operano in un territorio pregiudicato da altre fonti di pressione. Abbiamo da risolvere il problema della criminalità organizzata nel settore agroalimentare. Noi abbiamo molti comportamenti che sono ai limiti della legalità, ma condotte che a seconda delle modalità con cui vengono poi poste in essere determinano delle ricadute gravissime sulla tutela dei consumatori, sulla tutela della salute, sulla trasparenza delle etichette, sulla trasparenza del mercato e sulla correttezza delle transazioni commerciali. Abbiamo ancora il problema, ne abbiamo parlato, della bonifica dei siti inquinati, del danno ambientale. ISPRA fa un grossissimo lavoro a sostegno del Ministero dell'Ambiente sui temi del danno ambientale, elaborando relazioni per la valutazione del danno ambientale, individuando le misure di riparazione necessarie. Questa è un'attività indispensabile, perché l'inquinamento del territorio e il pregiudizio del territorio pregiudica l'immagine dell'Italia, dei nostri prodotti alimentari in Italia e nel mondo. Allora noi chiediamo al sistema delle agenzie ancora di consentirci di avere un equilibrio tra il sistema dei controlli e la semplificazione e la necessaria la riduzione degli oneri costi. Gli chiediamo ancora di accompagnarci ad Expo 2015, cioè di essere con noi, di costruire con noi il percorso verso l'esposizione mondiale che si terrà a Milano nel 2015 e che sarà la vetrina e il laboratorio della nutrizione sana e della sana alimentazione, perché noi vogliamo arrivare lì per dire che il modello di alimentazione, il modello di produzione di agricoltura made in Italy devono essere un modello di riferimento in tutto il mondo. Noi vogliamo che Expo 2015 sia per noi la vetrina per dire che il modello di produzione agroalimentare Made in Italy è un modello da imitare in tutto il mondo. E quindi gli chiediamo di aiutarci a costruire un paradigma di crescita che ci aiuti a liberare, proprio a valorizzare le nostre vocazioni, tradizioni culturali, produttive, di liberare le energie delle imprese canalizzandole verso un modello di sviluppo che sia quanto più possibile condiviso e sostenibile. Grazie. Donato Rotundo di Confagricoltura. Buongiorno, salve a tutti. Innanzitutto io volevo ringraziare per l'invito, ma non formalmente, perché nelle cose che poi andrò a dire mi soffermerò sui punti dove è indispensabile creare delle sinergie. È importante aver invitato a questo tavolo gli stakeholder. Io parlo come rappresentante di imprese agricole e ne parlo appunto per l'agricoltura. Serve molta più integrazione col sistema ambientale delle agenzie regionali e con l'ISPRA. La collega Prosperoni aveva citato il caso dei nitrati, è un elemento importantissimo come lo studio sul consumo del suolo. Occorre lavorare insieme stabilendo quali sono gli obiettivi. E l'ISPRA in questo senso ha iniziato a lavorare, chiaramente abbiamo dei ritardi, ma questi ritardi poi sono collegati a una serie di questioni che poi riguardano il sistema delle agenzie. Io vorrei in qualche modo in due secondi riuscire a delineare quali sono gli obiettivi che si pone oggi il settore agricolo, almeno nella visione di Confagricoltura. Visione che chiaramente è in corrispondenza con quello che ci sta dettando l'Unione Europea. Noi abbiamo degli elementi che io posso sintetizzare in alcune parole. Competitività. Oggi l'impresa agricola deve guardare la competitività, deve guardare i mercati internazionali, è questo che ci stanno chiedendo. L'Unione Europea ci parla di aumentare del 70% le produzioni per una serie di problemi che riguardano l'umanità entro il 2050. Questo significa che chiaramente le tensioni sugli aspetti ambientali saranno maggiori, ci stiamo lavorando, però dobbiamo guardare anche a questo. Tutto va fatto nella sostenibilità, perché dobbiamo coordinarci nello sviluppo sostenibile. Qui ci sono una serie di indicazioni che viaggiano contemporaneamente, che sono i temi dell'innovazione e della ricerca. Avevo citato appunto il rapporto con l'ISPRA che si deve rafforzare.
abbiamo il problema della tradizione, dei territori, della coesione sociale su cui lavoreremo, il problema delle reti, reti in termini di digitalizzazione, l'agricoltura è molto indietro, quando parliamo di temi ambientali, di informazione, se non risolviamo queste problematiche è difficile andare avanti, abbiamo problemi di contratti di imprese, di rete, per metterle insieme per obiettivi e soprattutto ragionare per obiettivi con l'amministrazione, non solo col sistema di gestione ambientale, ma col Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Agricoltura, a livello regionale, è il caso dei rifiuti. In agricoltura il problema dei rifiuti si risolve attraverso accordi di programma, tramite circuiti organizzati di raccolta. È in questo senso che dobbiamo lavorare. I quattro esempi su cui l'agricoltura è chiamata nei prossimi anni a sfide importantissime sono riassunti dagli obiettivi della bioeconomia. Sicurezza alimentare, è stato già citato, senza termini quantitativi che qualitativi. Gestione delle risorse, noi abbiamo il problema dell'acqua, del suolo, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, ci stiamo lavorando e ci lavoreremo sempre di più, bisogna lavorare sempre di più in efficienza utilizzando meno risorse e questa è l'altra grande sfida. Poi abbiamo la sostituzione di tutto il fossile, l'agricoltura sta facendo tanto, ci ritornerò brevemente, e poi l'adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto assorbimento di CO2. Vado alle problematiche. Il sistema può funzionare se la parte normativa, l'interpretazione delle norme, la parte attuativa, la parte informazione alle imprese e i controlli siano in qualche modo collegati. Il problema della parte legislativa non è solo un problema di semplificazione, ma proprio di chiarezza normativa e soprattutto di applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Abbiamo vari esempi ultimi degli ultimi giorni che riguardano per esempio la filiera biogas, oggi non si sa se il digestato è un rifiuto o un sottoprodotto, stiamo bloccando gli impianti a biogas, oggi abbiamo un problema con le emissioni degli impianti a biogas, qualche regione interpreta in una maniera, qualcuno interpreta in un'altra, se ragioniamo in questi termini non si dà certezza all'impresa che investe, questo è sviluppo sostenibile anche dal punto di vista economico, per cui occorre lavorare su questi problemi. Reti di monitoraggio, avevo citato il caso dei nitrati, se noi avessimo avuto in Italia già una rete di monitoraggio ben coordinata, probabilmente alcune risposte arrivavano immediatamente. Lo sforzo che sta facendo ISPRA, penso che uno degli sforzi più importanti nel lavoro, è proprio riuscire a coordinare tutto il sistema e avere dei dati, per cui su questo bisogna lavorare tantissimo e cercare di anticipare i problemi, perché il caso dei suoli inquinati è un problema enorme che si poteva anticipare, noi stiamo soffrendo tantissimo come agricoltura in queste aree. L'aspetto poi del ruolo delle agenzie regionali, secondo me un ruolo indispensabile insieme all'ISPRA, come dicevo, è quello di accompagnare poi gli sviluppi imprenditoriali, avere dei supporti informativi, avere una serie di questioni che possono guidare l'azienda nel loro percorso è una cosa estremamente importante. L'altro capitolo che può interessare l'impresa è sicuramente tutto il problema dell'autocertificazione. Anche noi, come Confagricoltura, stiamo cercando di lavorare su un sistema di verifica, certificazione dell'impresa in relazione alla sostenibilità, ma dobbiamo capire meglio cosa significa autocertificare e cosa significa questo nel rapporto dei controlli. Chiaramente dà delle opportunità enormi, però su questo bisogna lavorare, ragionare e dare indicazioni precise. Di temi ce ne sono molti altri che devono essere affrontati, io l'ultimo che voglio dire è chiaro che facendo controlli occorre avere coordinamento, essendo nel settore agricolo noi riceviamo controlli da tantissimi enti, da tantissime amministrazioni, per cui anche sul piano ambientale fare uno sforzo di coordinamento, stabilire controlli proporzionali al tipo di attività è una questione indispensabile. Grazie. Adesso mi fa piacere pensare a una maggiore interlocuzione anche col mondo sia delle imprese che delle agenzie che con il mondo delle associazioni. Rosa Filippini, presidente di Amici della Terra. Allora, io devo fare innanzitutto un ringraziamento non formale a Bernardo De Bernardinis per avermi invitata, perché non lo dico per circostanza, ma siccome sono più di 15 anni che non metto piede in una conferenza delle agenzie e questa cosa
confesso che mi è sembrata quasi una pervicace esclusione. Dunque, sono veramente molto grata. Penso che il modo di essere grata più onesto, più giusto, sia quello di dire quello che penso. E Bernardo sa che su molte cose non la pensiamo nello stesso modo. Dunque, io ho ascoltato però ieri il suo intervento e ho sentito questa accorata richiesta di riconoscimento su cui lui ha pienamente ragione. C'è una, non c'è dubbio che questa, tutta questa baracca dei controlli ambientali e del sistema delle agenzie è una riforma che è stata antipatica a un sacco di gente e che quindi è stata picconata per tantissimi anni. E a tanti non continua a non andare a genio, dunque la cosa migliore che le è potuto succedere è quella di essere misconosciuta. Quando va bene, del sistema delle agenzie proprio non se ne parla. E insomma, inutile parlare non solo della stampa, ma non costituisce elemento di dibattito politico. E questa è una cosa molto grave, però se mi permettete, voi tutti i dirigenti e anima di questo ente, è importante capire, quando si vuole essere riconosciuti e si vuole meritare il ruolo che si ricopre, bisogna innanzitutto riconoscere la propria storia. Se non si riconosce, se non siamo noi stessi a riconoscere la nostra storia, difficilmente saremo riconosciuti dagli altri. Allora, particolarmente mi fa piacere essere qui nel ventennale dei controlli ambientali e io ho sentito parlare di tutto, perdonatemi, dell'inizio del servizio geologico del secolo scorso, di Bassanini, dell'ISPRA, di questo, del sistema di ricerca, di tutto quanto, tranne che della legge 61, da cui deriva il famoso ventennale, cioè gennaio 1994 nasce con quella legge il sistema dei controlli ambientali delle agenzie per l'ambiente, a fronte di un referendum che aveva sancito la divisione fra le strutture che dovevano curare la sanità, e cioè la cura, la riabilitazione, e le strutture che dovevano specificamente, che andavano a concludere il sistema di controllo, il sistema di governo dell'ambiente che si era aperto con grande ritardo in Italia con l'istituzione del Ministero dell'Ambiente. Allora, quegli inizi furono molto importanti perché in Parlamento si decise che il primo nucleo di questa grande operazione finale dovesse essere quello che era stato il primo nucleo di controllo ambientale in Italia su un tema importantissimo, cioè la radioprotezione, oggetto anche quello di una grande, importante battaglia ambientalista. Cioè si diceva il controllore CNEN, cioè il promotore dell'energia nucleare, non può, il controllato CNEN non può essere anche il controllore. Dunque, quel nucleo della DISP, con il traghettatore ingegner Naschi, bisognerebbe ogni tanto anche ricordare le persone che hanno istituito, che l'hanno formata questa storia, che l'hanno accompagnata con ruoli diversi, importanti più o meno, ma che sono stati importanti. Ebbene, quel nucleo non è stato indifferente, ha costituito una filosofia. Gli enti, le strutture, le amministrazioni hanno anch'esse un'anima. E l'anima è la loro storia, è la sedimentazione delle loro capacità e della loro cultura, e quella cultura del rischio nucleare, che siccome era così rischioso, esigeva una cultura di prevenzione molto importante, ha informato di sé anche tutte le altre materie di cui l'AMPA allora doveva occuparsi. E questa sedimentazione ha costituito un patrimonio importantissimo che noi rischiamo per primi di disconoscere. E poi non possiamo meravigliarci che la politica non sappia più o nemmeno più o meno cosa siamo, che la magistratura si rivolga a esperti indipendenti per le proprie perizie, che le associazioni ambientali o i comitati di base spesso dicano lo Stato ci uccide, le istituzioni dello Stato ci uccidono. La credibilità, la capacità di essere riconosciuti, certo a un ente non si può chiedere di far politica,
giustamente voi vi rivolgete al ministro, ai parlamentari che ci stanno mettendo 8 anni per mettere 4 puntini sulle i ad una riforma che, insomma, nella sostanza era avvenuta, lo ricordo, con un pizzico di se vogliamo, di orgoglio, in un anno e mezzo fra referendum e approvazione della legge 61. E insomma non era poi così male, se consideriamo che quella in corso ha il suo principale obiettivo nella dotazione di qualche quattrino per rendere essenziali i servizi tutti allo stesso livello in Italia, e che quella parte è fortemente a rischio, mi dicono, purtroppo. Beh, insomma, 8 anni sono un po' tanti per la discussione e non arrivare in fondo. Comunque, spero che ci arriviamo invece in fondo, che questa riforma possa consolidare l'indipendenza, l'autonomia e tutte queste belle cose. Ma cominciate anche voi a pensare però non di far politica, ma di essere protagonisti e orgogliosi della vostra storia, di riconoscerla, di ricordarla, di chiamare le persone che l'hanno fatta, a raccontarla, a capirla, e quindi anche a difendere quelle che sono state ruoli e prerogative importantissime. È molto grave che a questo ente sia stato sottratto proprio quel nucleo iniziale e che non se ne sia fatta né una lacrima né una citazione. Grazie. In effetti la storia struttura anche l'autorevolezza di un'agenzia di controllo, è importante che venga riscoperta e rinnovata. Prima ho dimenticato Stefano Lenzi, relazione istituzionale del WWF. Mi collego a quello che hanno detto gli altri relatori, in particolare adesso Rosa e poi Cogliati. Ogni sistema che si voglia organizzato ha bisogno appunto di una missione, ha bisogno degli obiettivi, ha bisogno quindi di una governance e delle attività che questa governance che si esprime sia attraverso il sistema proprio di governo ma anche della programmazione seguano e siano coerenti. Allora, innanzitutto, visto che si parla di 20 anni e che quindi si è passata la maggiore età, bisogna capire, come succede spesso per gli adolescenti attardati, se, diciamo, ci sono stati elementi regressivi, come c'è sempre nella storia. E allora, detto francamente, appunto, ricordava Rosa l'origine appunto nel 94, che poi era l'origine della costituzione di un sistema di consulenza, poi nel 99 si è stabilito e si è rafforzato il concetto di controllo, quindi di monitoraggio, e poi si è smontato nel 2008 però questo principio, cioè il percorso non è stato lineare. Non è d'accordo. Ma se non sei d'accordo... Ma basta leggere la legge 61. Rosa, per favore, cioè, poi tra l'altro fare polemica fra di noi mi pare piuttosto sciocco. Comunque, quello che io tendevo a dire è che siccome abbiamo bisogno di continuità dell'indirizzo politico, nonché dell'azione amministrativa, il fatto che la missione, soprattutto nel 2008, sia stata introdotta come un elemento di regressione, perché trasformare esclusivamente o accentuare l'aspetto di ricerca, secondo me, è un elemento regressivo, questo bisogna raccontarselo. E nel raccontarselo, però, quindi mi interessa poco poi, è capire oggi qual è appunto la missione definita e a seguire tutto quello che abbiamo detto nella filiera di governo di questa parte. E allora sicuramente, visto che tra l'altro, come ricordava giustamente Rosa, siamo da 2 legislature che ci stiamo cercando di occupare finalmente di capire cosa dalla 15ª, quindi siamo nella 3ª legislatura, di cosa esattamente ci stiamo occupando e che cosa si deve occupare il sistema. Io credo fortemente che le funzioni che poi sono nell'articolo 3 del testo unificato uscito appunto dalla Commissione siano le funzioni da tutti condivise, cioè la questione del monitoraggio, controllo, ricerca e attività di supporto e di consulenza tecnica alla pubblica amministrazione e non solo, in quella funzione di terzietà che ricordava Vittorio Cogliati Dezza. Queste sono le funzioni? Tutto quello che si porta dietro, il sistema è inquadrato nel appunto testo emerso, cioè appunto il fatto che si abbia una governance molto ben integrata fra aspetto nazionale e regionale, e questa governance sia basata su una programmazione triennale
che faccia riferimento anche ai LEPTA, che si arrivi finalmente a un sistema di informazione coordinato con snodi anche regionali in cui le informazioni siano in chiaro, perché voi mi insegnate che uno degli elementi fortissimi della discrasia è il punto di partenza, è il punto di condivisione delle informazioni, e che ci sia una struttura di laboratori comunque che lavorino però con standard unificati e condivisi, sia questo il modello che appunto si voglia e si debba attuare. Questo significa, perché poi io, e vi ringrazio per l'efficienza, ho scaricato anche le slide della relazione di Assennato ieri, che mi pare molto chiara da questo punto di vista, parlava di sistema da una parte in forte performance, dall'altra in sofferenza, diceva che c'è un sistema a macchie di leopardo, tanto per dirne soltanto una nella slide degli organici, io sono saltato sulla sedia quando ho visto che nel sud il 34% della pianta organica praticamente è diciamo fuori dai ruoli, cioè manca sostanzialmente nel ruolo. È una questione di risorse, a questo punto sicuramente gli aspetti che vengono rilevati, che sono il mix fra le altre cose, appunto fra indirizzo politico e continuità dell'azione amministrativa, cosa di cui siamo assolutamente non specialisti in Italia, né nell'avere univocità dell'indirizzo politico, l'abbiamo visto nella storia appunto che poi ha portato al 2008, e quello che invece ci si prospetta, è assolutamente essenziale, ed è questo fra l'altro che ci dobbiamo dire, che questa sia la volta buona da questo punto di vista, per uscire appunto dalla secca della confusione, sostanzialmente, se si vuole ottenere governance efficace, come fra l'altro ricordava Assennato, che chiedeva anche un organismo assolutamente marginale ed estremista, quale l'OCSE con la relazione del 2011, quindi mi pare che siamo tutti allineati e coperti, il mondo delle imprese, associazioni, pubblica amministrazione. Ricordo che le slide di Assennato ricordavano appunto come obiettivi principali il controllo e la vigilanza, control and command, organo tecnico appunto indipendente, addirittura parlava di assunzione di funzioni autorizzative, che appunto mi pare possa essere un altro elemento. Se questa è la strada, cerchiamo di condividerle tutti e cerchiamo di fare in modo che queste benedette norme e le risorse di cui avete bisogno, ed è un elemento non secondario, perché il sistema pararegionale col 6-8% dal fondo sanitario, o appunto gli 85 milioni complessivamente circa che vengono destinati invece al sistema nazionale, bisogna capire se rispetto poi alle nuove impegni, la Costituzione del rafforzamento del sistema informatico e la questione dei laboratori regge, questi aspetti qua anche operativi cerchiamo di fare in modo di portarceli tutti a casa assieme. Grazie. 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 Ed Ronchi. Per punti, per la brevità. Io penso che vi sono problemi normativi non risolvibili a livello della struttura dei controlli o del sistema dei controlli. Se le normative mancano di certezza, chiarezza, stabilità e semplicità, ovviamente tutto ciò si riflette anche sugli organi chiamati a fare i controlli. Non penso che sia la soluzione separare l'aspetto normativo dalla normazione tecnica, perché non è questo, credo, che risolverebbe il problema. Noi abbiamo avuto norme che, ispirate al massimo controllo, che hanno prodotto risultati a mio parere pessimi, per esempio il SISTRI, un presunto rigorismo, poi abbiamo visto che c'erano anche altri fattori, diciamo, non propriamente tecnici, tuttavia il risultato è quello che è. Per me una politica ambientale buona quando produce buoni risultati, non lo è quando non li produce, è molto semplice la verifica. Mentre abbiamo avuto una normativa, chiamiamola semplificata, sul recupero dei rifiuti, che ha prodotto ottimi risultati, 60 milioni di tonnellate recuperate, poi ha avuto anche questa normativa dei punti di abuso, ma il grosso del sistema ha cambiato la modalità di recupero dei rifiuti industriali in Italia, e all'apparenza c'era un meccanismo di silenzio assenso alla base, sia pure con obblighi di controllo, che sembrava allentare invece il risultato ambientale più che positivo.
sulla riflessione in atto sul sistema ISPRA-ARPA, condivido la terzietà già richiamata, però penso che bisogna porsi anche il problema dell'apporto di questo sistema alla definizione, al supporto, al rafforzamento delle politiche ambientali nazionali. Non vorrei che questa rivendicazione finisse con ritagliare un ruolo non centrale al sistema. Invece c'è bisogno anche di una partecipazione attiva, soprattutto in un'ottica di sviluppo sostenibile di green economy. Sempre in questo ambito, giusto richiamare il sistema come fa anche il progetto di riforma, tardivo, il tema non è nuovo, io però evidenzio anche una necessità di una migliore definizione dei ruoli diversi fra ISPRA e ARPA. E per rafforzarli tutte e due, cioè il fatto che vi siano carenze di organico dopo 20 anni ancora in molte aree o carenze di dotazione, magari noi discutiamo più di un sistema come fosse un problema astratto, diventa un problema di necessità. L'efficacia dei controlli è richiamata da altri, anche la mia esperienza attuale all'Ilva di Taranto, questa molteplicità delle ispezioni e delle presenze in un'azienda rende a mio parere poco efficaci o comunque comporta uno spreco di risorse troppo elevate. Noi abbiamo ispezioni, ovviamente oltre di ARPA e di ISPRA, dei custodi giudiziari, dei NOE, che fanno 4, della Guardia di Finanza, fanno 5, e delle guardie provinciali, e fanno 6. E quindi fanno 6, se non altro bisognerebbe che ci fosse qualcuno che coordinasse tutte queste attività, uno solo, e poi decidesse o in qualche modo sul piano tecnico, per renderli più efficaci. A volte può essere, l'ILVA è un caso particolare ovviamente per la dimensione, la storia giudiziaria, però mi dicono che succede così anche in molte altre parti. Questo ovviamente, questo poi fa pugni col fatto che ARPA ha carenze di organico, per fare un'analisi o un test ci mette troppi giorni, oppure non può essere tempestivo tutte le volte che servirebbe, mentre hai questa pletora di persone che girano e che fanno delle duplicazioni. È uno spreco dal punto di vista dell'uso razionale anche delle risorse per i fini istituzionali. Oltre al controllo, io penso che, e qui è stato detto, non basta però un ruolo di controllo sia di monitoraggio che ispettivo del sistema ISPRA-ARPA, ma questo ruolo di confronto, indirizzo tecnico, supporto, diffusione delle buone pratiche, diffusione delle BAT è di crescente importanza, non solo per le AIA e la riforma delle autorizzazioni ambientali che dovrebbero essere sempre più integrate, ma anche dell'interpretazione attiva delle politiche ambientali come politiche di indirizzo dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo dei modelli industriali. Questa parte io non la metterei sotto la voce semplice di consulenza, ma è un ruolo sempre più strategico in un'ottica di sviluppo sostenibile. Secondo me poi non è che stiamo inventando, lo diceva anche Rosa già all'inizio, questa era una delle previsioni cardine. Non vorrei che però il sistema 20 anni dei controlli portasse a focalizzare l'attenzione quasi esclusiva sulla funzione di controllo e non su questa funzione che è di straordinaria importanza positiva e attiva. Terzo è l'orizzonte, fino alle BAT noi stiamo diffondendo liste che vengono elaborate a livello europeo e internazionale, ma ci ritagliamo un ruolo di innovazione piuttosto ridotto. Dal principio di precauzione all'attenzione crescente che viene dedicata al rischio sanitario residuo rispetto allo stesso sistema di protezione ambientale, tutti questi sono temi un po' di frontiera sui quali dovremmo essere più attivi per fare forse meno letterature, più indirizzi, più indicazioni tecniche, più capacità operativa anche di innovazione. E questo è un campo, secondo me, nel quale il sistema ISPRA-ARPA diciamo un po' arranca, individua il problema perché è nel dibattito, però ha ancora una capacità di elaborazione, di proposta, di pratica
concreta piuttosto limitata. Non possiamo più limitarci ad essere quelli che vedono l'emergenza e la inseguono, questo chissà quanti l'avranno detto, però per evitare di inseguire l'emergenza e attuare il principio di precauzione e di prevenzione, bisogna essere molto più attivi, diciamo molto più svegli sull'innovazione e sulla capacità di produrre insieme ai soggetti industriali l'innovazione necessaria per anticipare i livelli più elevati di tutela ambientale. Grazie. E allora su questa sfida all'innovazione, a me farebbe piacere adesso ad ascoltare Svedo Piccioni, direttore generale dell'ARPA Umbria. Sì, grazie. Prima una piccola precisazione, perché in molti atto non fate politica, non dovete fare politica, e diciamo che queste ultime sollecitazioni sono tutte tecniche e politiche. Allora, una prima questione, nostra presenza e sulla possibilità di fare delle cose. Vorrei ricordare a tutti noi che in questo paese, l'Italia, c'è la sindrome del non firmare. Nessuno si assume responsabilità. E nelle questioni ambientali questa cosa è particolarmente decisiva, in quanto c'è qualcuno che non può esimersi, che è il sistema delle agenzie, i quali firmano, si assumono tutte le responsabilità, anche quelle degli altri enti, in un paese in cui il meccanismo giudiziario è quello di controllare il controllore piuttosto che colui che produce disastro ambientale o situazioni di pericolo ambientale. Questa è la prima questione, che la dice lunga sul fatto se siamo o no presenti, perché avere in una situazione di carenza il senso della responsabilità significa avere il senso del bene collettivo, e che di fronte anche al rischio personale ci sono delle persone in questo paese che ancora si prendono le responsabilità di rispondere ad un bene collettivo, e che non è poco come, diciamo, apporto morale ed etico a questo paese. Seconda questione, l'innovazione. Sono totalmente d'accordo, e qui vorrei fare una piccola precisazione, perché abbiamo parlato molto di ricerca scientifica e dell'importanza della ricerca. Io credo che noi dobbiamo essere attenti quando parliamo di queste cose, perché non è che tutti possono fare tutto. Noi siamo promotori di ricerca e coadiutori, perché la ricerca la fanno i luoghi dedicati alla ricerca, in più bisogna che ci sia un rapporto integrato, serio, e noi siamo un volano incredibile di promozione di ricerca, perché la complessità dei problemi che incontriamo quotidianamente ci stimola ad individuare nuovi settori, nuove formule. Porto un esempio di 3 secondi. TK Pace, grande acciaieria, in un processo durissimo, durato 2 anni, siamo riusciti a fargli produrre un progetto di recupero quasi totale delle scorie, per cui con Expo 2015 i cinesi sono interessati a venire a vedere questa esperienza, quando, che dovrebbe essere in piedi per quella data, perché si va verso una discarica zero nelle acciaierie. Quindi sull'innovazione siamo impegnatissimi, dentro una logica che è quella che dicevo prima, della deresponsabilizzazione del sistema Italia. Seconda questione, i controlli, i dati. Giustamente chi mi ha preceduto, Ronchi, diceva è incredibile, e poi l'esperienza di tutti quelli che stanno sul tavolo lo può confermare, di quanti soggetti ripetono le stesse cose e vanno a fare non le stesse cose, però vorrei che fosse chiaro, perché c'è chi è dedicato a fare quelle cose in maniera precisa e chi le fa come ricaduta, perché non c'è chiarezza legislativa. Perché io porto sempre questo esempio, che se uno sta male va dal medico, e non c'è che un altro può sostituire il medico. In ambiente sì, nel mondo dell'ambiente si può fare,
perché ci va la guardia forestale, ci va il vigile urbano, ci va il NOE, ci va un altro, insomma è come se uno sta male vada al macellaio e non dal medico. Quindi questa cosa è una di quelle che la legge dovrebbe risolvere, l'unicità del dato, l'unicità della conoscenza ambientale. La legge dovrebbe servire a questo se vuol creare un sistema. È più importante questo che le risorse economiche, direi, come paradosso ovviamente, non mi prendete proprio alla lettera. E però c'è una questione decisiva, secondo me, su cui invito tutti a riflettere. Dentro quale contenitore culturale stiamo lavorando? Ci stiamo prendendo in giro? Le questioni ambientali sono così presenti nel dibattito politico italiano da farci essere contenti? Non dico che non gliene frega niente a nessuno, ma dovrei dire che forse è proprio così, perché io non sento nei programmi e nelle questioni parole importanti e decisive, se non la giaculatoria che ogni tanto dicono tutti: bisogna sviluppare la green economy. Poi il solare, che poi sta a terra, che poi fa... Insomma, io penso che l'ambiente è qualcosa su cui il nostro sistema culturale, politico, istituzionale deve riflettere per farne il nuovo paradigma per affrontare le complessità del terzo millennio. Questa è la questione centrale. Porto un esempio per spiegare. Tutti parliamo di competitività. È la grande parola, bisogna essere più competitivi. E allora chi è che dà un contenuto diverso al fatto che nella competizione uno vince e uno perde? Siamo competitivi se sconfiggiamo un'altra parte del mondo? È questa la logica dello sviluppo sostenibile? L'ambiente dà una logica diversa. Sei più competitivo perché di più ti fai carico dei problemi del mondo. Sei più competitivo perché non ti occupi solo dello sviluppo economico per creare più ricchezza, ma ti preoccupi non solo dell'uomo, ma di tutto il vivente. Questo è il ruolo che le ARPA stanno giocando giorno per giorno con il loro senso di responsabilità sul territorio. Questo, non altro. È uno sforzo tremendo di produzione di cultura ambientale, su cui ci dobbiamo misurare quotidianamente con tutti i soggetti che parlano d'altro. Anche le parole che sembrano più normali non sono normali dentro questa logica dell'ambiente. Ho parlato apposta, volutamente, di competizione, che sembra la cosa più ovvia. Non è ovvia se non si colloca dentro una visione. Questi sono periodi, lo è stato sempre, finisco, di grandi narrazioni, a volte di grandi illusioni, più di grandi narrazioni. Che cosa c'è di una narrazione più concreta e comprensibile della narrazione dell'ambiente, dove è immediatamente sollecitata la visione della vita e della morte, della gioia e del dolore, dello sviluppo e della regressione, della libertà e della solidarietà? Questa è la nuova narrazione. Questo è il contenuto culturale che noi ci sforziamo di portare avanti. E su questo credo che il sistema ambientale è una cosa fondamentale di cui non si può fare a meno. Grazie. Dall'ARPA Umbria all'ISPRA, una consegna veemente. È una consegna che in qualche modo condividiamo, perché appunto ci siamo presentati qui oggi, ieri e oggi, a 20 anni come sistema, quindi siamo insieme in questo percorso che svedo con i toni appassionati che sono conosciuti, li sono propri e che li riconosciamo, ha voluto delineare. Io semplicemente tre considerazioni anche sulla base di ciò che è stato detto. Ma intanto voglio sgombrare il campo da un equivoco, perché anche recentemente io in questi mesi sono stato spesso in Parlamento audito su vari temi insieme ai colleghi che si occupavano dei vari settori. Questi 20 anni
di sfide che sono stati 20 anni, che secondo me un po' impropriamente sono stati riassunti solo col tema dei controlli, però dei risultati li hanno prodotti. Io non vorrei che si ingenerasse l'equivoco che delle situazioni di inquinamento, delle situazioni di degrado del territorio fossero provocate non da chi ha inquinato, ma dal fatto che sono stati fatti mali controlli o pochi controlli, perché mi sono trovato anche in questa situazione, peraltro in un'aula parlamentare di recente, sembrava quasi che fossimo noi in qualche modo sotto accusa. Sgombrato il campo, diciamo, da questo equivoco, e anche detto che questa conferenza, io ho voluto invitare, molti c'erano ieri, lo dico all'amica Presidente Rosa Filippini, dei miei predecessori, anche direttori, presidenti, consiglieri d'amministrazione che hanno fatto parte della storia, proprio per tirare questo filo rosso e cercare di anche visivamente capire da dove siamo nati. Detto questo, io credo che non si possa immaginare un sistema che sia solo votato ai controlli oggi, ma non si può neanche immaginare un sistema che ne prescinda in qualche modo. Non possiamo essere solo enti che fanno ricerca, al di là degli aspetti contrattuali, al di là delle forme giuridiche, al di là dei contratti di lavoro, tutto quello che volete, non possiamo essere enti che però in questa fase interpretano solo il ruolo di controllori, con gli accenni che Umberto prima e poi gli interventi che si sono succeduti hanno in qualche modo evidenziato. È un impegno per noi come sistema, anche all'interno del nostro organismo, che è presieduto dal nostro Presidente come Consiglio federale, quello di trovare sempre di più forme per rendere omogenei i controlli dal punto di vista, dal nostro punto di vista. Poi diceva prima De Ronchi giustamente, ci sono tutta una serie di controlli che peraltro molto spesso sono anche sulla stessa dinamica, sono fatti da enti diversi, per esigenze diverse, con specificità diverse, però alla fine impattano tutte sull'impresa. Questo non sta a noi, secondo me, poterlo in qualche modo razionalizzare, sta a noi poter razionalizzare e rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale il tema dei controlli ambientali, perché, come dicevo anche ieri, il cittadino, l'impresa che risiede a Bolzano abbia la certezza che la situazione è omogenea anche in Sicilia e viceversa. E questo è il tema, secondo me, di fondo dell'attività del prossimo Consiglio federale, del prossimo triennio, dove spero che si possa arrivare anche alla definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale, un tema sul quale stiamo dibattendo da molti anni. In questo senso c'è stata una sponda anche l'altro giorno importante da parte del Ministro della Salute, che durante gli Stati Generali della Salute ha detto sono 12 anni che devono essere aggiornati i LEA, proviamo a farlo e proviamo a dare anche una visione più ampia, anche con altri settori o con altre tematiche che possono essere inserite. Quindi sarebbe veramente una sfida questa da vincere. Un'ultima notazione, poi ti rilascio la parola perché siamo stati bravissimi, abbiamo fatto anche prima del tempo e quindi forse possiamo anche fare un velocissimo, se ritieni il moderatore, poi vedremo un altro giro. E mi riallaccio a quello che diceva prima De Ronchi. Io credo che sia giusto che il ruolo del nostro sistema sia anche quello di fare supporto alle politiche. Non vorrei però che si ingenerasse la confusione di fondo per cui alla fine noi facciamo politiche e gli enti che devono fare politica, mi riferisco in particolare ai ministeri, fanno e fanno male, svolgono compiti tecnici. Perché questa credo che sia una delle cose che, al di là della legge nostra, del sistema, che spero vada in porto, che ci aiuta a definire, sia da chiarire per definire una volta per tutte, non il rapporto tra i ministeri e gli enti tecnici di riferimento in una logica contrapposta che non serve a nessuno. Poi semmai nel secondo giro mi soffermo sui data, sulla necessità delle conoscenze, di mettere a disposizione i dati disponibili per tutti. Però i problemi molto spesso nascono dalla confusione che deriva dal fatto che noi pensiamo a volte di poter fare non attività politica, ma di poter in qualche modo determinare le politiche, e su questo non lo possiamo individuare, possiamo supportare, questo è giusto che lo facciamo, e da parte dei ministeri c'è, anche perché la legge glielo attribuisce, la necessità di svolgere compiti tecnici che non sono in grado di poter svolgere perché non hanno le competenze, non hanno le risorse. Di conseguenza succede che prodotti tecnico-scientifici, elaborati dai nostri tecnologi, dai nostri ricercatori a livello regionale e a livello nazionale, prodotti di sistema. Noi come Consiglio federale abbiamo prodotto oltre 40 prodotti di sistema nell'ultimo biennio come guide tecniche. Questi prodotti vengano poi portati all'attenzione e valutati da un dirigente amministrativo di un ministero che, avendo la mia stessa laurea in giurisprudenza, ne capisce quanto me in materia tecnica e che poi magari si permette di fare osservazioni ridiscutendo tutta la
la parte tecnico-scientifica. Chiudo veramente. Io penso che in tutta questa operazione di spending review, di riallocazione anche di risorse umane tra le varie amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, non sarebbe male se a livello politico si ponesse il tema sulla necessità di reintegrare le dotazioni organiche anche delle agenzie regionali, oltre che dell'Istituto Nazionale, e anche in questa logica qualche esubero da qualche altra parte venisse anche considerato utile a poter far parte delle nostre famiglie, proprio nell'ottica di considerare l'ambiente un tema centrale per lo sviluppo del Paese. Grazie. Grazie. Allora, io approfitterei di questi minuti che ci rimangono per magari cogliere alcuni degli aspetti sugli interventi che ci sono stati. Per esempio, a me ha colpito molto l'intervento della dottoressa Prosperoni di Coldiretti, perché non ho capito un po', come dire, un po' la richiesta. Mi è sembrata cogliere una contraddizione tra l'esigenza di voler promuovere il modello di produzione in agricoltura italiano, portarlo quindi all'Expo e promuoverlo in tutto il mondo, però poi, come dire, davanti a un'esigenza di trasparenza, di correttezza, di gestione dell'azienda e quindi magari anche del ciclo dei rifiuti, chiedere di non intervenire in azienda ma intervenire a valle, cioè sulle acque reflue. Qui ci colgo un po', come dire, una piccola contraddizione che mi farebbe piacere che lei mi spiegasse un po', grazie. No, nessuna contraddizione. La Coldiretti... Beh, la contraddizione è semplicemente, come dire, guardate in tutto il mondo come noi lavoriamo, ma nell'azienda nostra non c'entrate, cioè puliamo a valle, no, assolutamente. Non puliamo a monte, né tagliamo la produzione di inquinanti. Io ho aperto la parte relativa alle agenzie chiedendo aiuto ed offrendo il nostro aiuto. Noi stiamo vivendo dei paradossi in azienda agricola. Allora, il tema dei controlli e dell'eccesso di controlli di burocrazia è stato sollevato da tutti. Noi abbiamo delle normative, come ad esempio, facevo l'esempio della normativa dei nitrati, e ISPA appunto lo sa perché collabora con noi da diversi anni. La normativa dei nitrati nasce nel 91 come una normativa che deve tutelare l'accumulo di nitrati provenienti da fonti agricole, ma nel 91 avevamo una situazione radicalmente diversa da quella attuale. Quando sono state perimetrate le zone vulnerabili di nitrati dalle regioni, questa cosa è stata fatta in maniera, perdonatemi, un po' con l'accetta, nel senso che dove sono stati riscontrati nitrati, ma si è perimetrato anche zone più ampie, questa responsabilità è stata attribuita soltanto al settore agricolo, e il settore agricolo è l'unico settore che subisce, tra virgolette, tutti quanti gli oneri, tutti gli adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria sui nitrati. Ma vari monitoraggi che sono stati effettuati sul territorio hanno dimostrato che anche laddove non c'è un'attività di allevamento intensivo, lì c'è un accumulo di nitrati. È evidente che la fonte non è agricola, e con ISPRA, lo studio che da anni stiamo chiedendo, c'è stato un accordo Stato-Regioni ormai 3-4 anni fa, che presupponeva uno studio dettagliato su quello che dovessero essere le fonti di pressioni dei nitrati, proprio per andare a intervenire alla fonte. È inutile prevedere che l'agricoltore debba fare il PUA e una serie di adempimenti, una serie di controlli, carte, costi, se poi il problema che abbiamo, che ne so, a carico di Milano è il depuratore di Olona, che ha avuto pure una procedura di infrazione, e a ridosso della circonferenza di Milano non ci sono allevamenti intensivi, abbiamo un problema di depurazione da risolvere. Quindi noi siamo disponibili, aiutiamo i controlli, siamo disponibili ad avere i controlli e a proporre un modello agricolo che sia assolutamente sostenibile. Coldiretti è per un'agricoltura tolleranza zero su temi fondamentali, però chiediamo anche che ci sia equilibrio nella determinazione delle responsabilità e nella ripartizione poi di questi oneri, anche perché sennò in questo modo comunque penalizziamo le imprese agricole ma non risolviamo i problemi ambientali. Grazie. Invece volevo chiedere a Edo Ronchi, quando parla di, come dire, vero, nelle aziende arrivano tanti controlli, tanti controllori, quando, forse mi è sfuggito, non ho ben chiaro, ma quando lei pensa a uniformare, unificare, a cosa pensa in concreto? Ma penso che l'ARPA dovrebbe avere la regia dei controlli, penso che il controllo unico è Ma anche giudiziario,
Sì, anche dei controlli tecnici predisposti o sotto la direzione del giudice, perché il giudice deve avere l'assoluta discrezionalità e può scegliere chiunque. Si rivolge all'organo tecnico, incarica l'organo tecnico di svolgere la parte di spettanza. Io penso che bisognerebbe rafforzare le ARPA, ma penso che il costo, lo diceva anche lui, se c'è da fare un po' di revisione dell'allocazione delle risorse, questo è un modo per allocarle in maniera più efficiente. Rafforzi le ARPA e fai in modo che siano il riferimento unitario per i controlli e per le ispezioni ambientali sul territorio, al quale si rivolgono i vari organi interessati, compresa la magistratura. Ci possono essere specifiche indagini, ma andrebbero sempre, a mio parere, coordinate tecnicamente. Benezzoli, lei che ne pensa di questa visione? Allora, perché la presentazione l'ha lanciata lei. No, ma non mi sottraggo mica. Sto cercando di articolare. Se il presidente Ronchi afferma che l'organismo precipuo, e io aggiungerei a questo punto esclusivo, da cui la magistratura attinge gli elementi tecnico-ambientali, è il sistema delle agenzie, io sono assolutamente d'accordo. E gli altri poliziotti, se vogliono, controllino tranquillamente l'operato delle agenzie anche nei casi in cui queste forniscano questo tipo di assistenza alla magistratura. Perché comunque il controllore va controllato, sempre comunque, apro e chiudo parentesi, l'unica categoria che non è assoggettata a un controllo è proprio la magistratura, ma questo è un altro discorso, come dice la Gabanelli. Se invece il presidente Ronchi afferma che per fare questo tipo di assistenza in via esclusiva alla magistratura è necessaria la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, io posso anche aderire, aggiungendo un ulteriore corpo di polizia giudiziaria. Gradirei solo per il futuro che non traesse origine, così come vedo affermato anche da autorevoli componenti della magistratura penale, da un decreto ministeriale del 1994 del Ministro della Sanità. Meglio mi accontento. Almeno che sia del Ministro di Giustizia o dell'Interno, ma non della Sanità, viva Dio, perché allora la prossima volta meglio che sia del Ministro dell'Ambiente. Perfetto. Perché la qualifica di polizia giudiziaria è, nella conoscenza di tutti i colleghi, e al di là del fatto che poi ciascuno risponde al proprio decisore politico che ha una precisa visione sulla vicenda, è incompatibile con l'approccio di assistenza collaborativa agli enti locali o alle imprese per promuovere sviluppo sostenibile nella logica di PC, che ha detto Svedo, che a me piace molto. Grazie. Io però volevo cogliere una palla che ha lanciato Stefano Laporta a proposito dei dati. È un tema che, sembrerà secondario in tutto questo dibattito, ma io credo che sia centrale, perché poi quello che a noi più manca, io parlo come giornalista che ha questo ruolo di mediazione tra istituzioni, strutture e in qualche modo società generale, è proprio la certezza dei dati, l'accesso ai dati e alle informazioni. Quindi hai lanciato questa provocazione, io chiedo la massima apertura quanto più possibile, perché nel mondo del data journalism e nella prossima generazione dell'app journalism, a noi i dati servono come il pane, insomma, non vi chiederemo più interviste, ma numeri. Ma questo sarebbe... Questo sarebbe anche molto utile. Io, anche prendendo spunto da quello che è emerso nel dibattito di ieri, peraltro permettetemi di esprimere una soddisfazione di fondo nell'aver immaginato con i colleghi la partecipazione anche via Twitter dei cittadini. Sono convinto che molte delle domande che sono arrivate arrivano anche da colleghi del nostro mondo, tra virgolette, che magari non avevano partecipato, non avuto modo di partecipare al nostro lavoro. Però il fatto che ieri pomeriggio
a margine della dei nostri lavori ci siano state una serie di domande su Twitter del tutto interessanti, assolutamente centrate sugli argomenti. Mi ha veramente fatto molto piacere, e c'erano anche proprio domande sui dati e sulle informazioni ambientali che hanno suscitato un dibattito anche ieri pomeriggio in conclusione dei nostri lavori molto interessante tra di noi. Io la mia esperienza, l'ho detto da direttore anche all'interno dell'istituto, mi racconta di troppe banche dati, di troppi giacimenti di conoscenze chiusi nei nostri uffici. Ho fatto fatica, lo dico senza problemi, e ringrazio anche i colleghi per la disponibilità che mi hanno offerto in questi anni. Ho fatto però tanta fatica nel recuperare una linea comune su alcune materie. Sembrano quasi giacimenti di conoscenze personali, e questo non può essere. Allora, secondo me, lo sforzo anche che stiamo facendo sulla base anche delle direttive comunitarie, c'è una direttiva Inspire peraltro che prevede l'apertura, deve essere quello, e io penso che sia un tema che in consiglio Sapevo che avrei suscitato l'intervento del Presidente, quindi sono contento. Vieni, dillo, no, diciamolo. Questo a me sembra uno dei punti essenziali. Nella finanziaria di 2 anni fa esiste un articolo 23,12 quater deces, che dice fondamentalmente che qualsiasi informazione ottenuta anche con finanziamenti parzialmente pubblici deve essere messa a disposizione attraverso ISPRA nell'interoperabilità, condivisione per tutti coloro che hanno interesse nelle politiche ambientali. Quindi non c'è cerca di superare, nello spirito della direttiva Inspire, ma nello spirito sostanzialmente della legge anche originaria della 61, tanto per essere molto chiari, tutta la conoscenza per le diverse diciamo comunità d'utenti. Allora io credo fondamentalmente, e lo dico anche ai colleghi del Ministeri e del Ministero, che in qualche modo, nonché della comunità scientifica, che in qualche modo deve essere un concorso collaborativo. Gli strumenti di legge ci sono primari, non sono neppure un atto del ministro oppure del dirigente di turno. Questo paese ci sono le leggi, non si attuano e non si portano a realizzazione. Allora noi chiediamo fortemente, fortemente, come sistema agenziale, non come ISPRA, che questa norma nello spirito e negli strumenti sia posta in atto, in modo tale che dopodomani al mio collega Renato Grimaldi io possa mettergli a disposizione non solo i dati che lui mi ha pagato, perché i dati non sono proprietà sua, esattamente come i dati di un altro non sono proprietà mia, ma sono messi a disposizione attraverso me a tutto il sistema, non solo agenziale, ma anche degli altri soggetti interessati, comprese le fondazioni, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni di categoria, le parti sociali e la popolazione, che così può leggere le sue informazioni nella politica degli open data. Scusate, ma è uno sfogo per grazie 40 anni. No, solo per chiudere, ovviamente dopo questo input del Presidente posso assicurare che nel prossimo mandato mio e del Consiglio federale noi cercheremo di rendere operativa questa cosa mettendo a fattor comune tutte le banche dati che di cui in qualche modo disponiamo. Io ho già pronte le chiavette USB per scaricarli. Intervenire su questo, però sì, c'era anche brevissima, sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il Presidente, volevo soltanto dargli questa notizia che nel 1986 legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente 349 articolo 13 le informazioni di carattere ambientale sono a disposizione di tutti i cittadini singoli anche che non ne abbiano notizia. Quindi, come dire, mi dicevano stamattina dei colleghi, venendo qui chiacchieravamo nei corridoi, che addirittura ci sono delle regioni
che prima che l'ARPA possa fornire centralmente i propri dati sui rifiuti o sulla raccolta differenziata, ha bisogno della validazione, cioè del permesso della regione, che evidentemente le considera propri. Io suggerivo, fra amministrazioni potete invocare l'articolo 13 della 349 facendo appello alla pubblicità dei dati ambientali. Grazie. Vittorio Cogliatezza invece voleva intervenire a proposito del dibattito precedente sui controlli, controllori e delitti. Sì, volevo un attimo ritornare sulla questione del sistema dei controlli, perché mi sembra importante sottolineare, anche se apparirà banale, che la questione controlli ha una dimensione fisiologica e una dimensione emergenziale. La dimensione fisiologica che attiene alle istituzioni ARPA, sistema ISPRA, che va fatta per garantire la qualità al sistema paese e che non ha nulla a che fare con la soluzione dei grandi problemi ambientali. Deve essere un'attività fisiologica continua, costante, accettata e efficace ed efficiente, come si diceva prima. Altra questione riguarda le emergenze. Qui purtroppo, in teoria, un paese che funziona dovrebbe avere la politica, dovrebbe indicare quali sono le grandi emergenze da risolvere, non la magistratura. Se la magistratura interviene, interviene in supplenza laddove la politica ha lasciato il vuoto. In questo caso sarebbe bene anche razionalizzare, come proponeva Edo Ronchi, la questione dell'utilizzo. Però i NOE, le guardie di finanza, il corpo forestale intervengono quando ci sono emergenze esplosive, non nella quotidianità del sistema dei controlli. Se il sistema dei controlli diventa più... interviene là dove c'è una denuncia, dove c'è un intervento specifico, non è una funzione, costante. Sulla questione nitrati, ad esempio, su cui io sono sostanzialmente d'accordo con quello che diceva la Prosperoni, ci troviamo di fronte di nuovo al fatto che la situazione è provocata dal fatto che si è andata avanti in deroghe continue e che non si è mai andata a risolvere il problema a monte, poi si è andata a cercare, forse il responsabile più facile da individuare, ma è evidente che la partita civile sul peso dei nitrati in falda è fondamentale. Però io credo che vada distinta questa cosa. Quando noi parliamo di sistema di controlli dobbiamo innanzitutto parlare di un sistema efficace nella sua fisiologicità, quello è il primo livello. Poi la questione magistratura mi sembra un pochino più delicata. Grazie. E Stefano Lenzi voleva, prima di chiudere. Sì, sulla questione delle informazioni un solo appunto. Come sapete, si può anche riversare una quantità tonnellate di informazioni incongrue, rendere disponibili e avere esattamente lo stesso risultato dell'assenza di informazioni. Quindi è molto importante comunque, nel momento in cui si arriva a raccogliere dati, organizzarli e poi magari rielaborarli, e quindi sulla base di indicatori anche innovativi, si fornisca un valore aggiunto. Quindi questo è un elemento fondamentale da questo punto di vista, non per fare l'ennesima interpretazione dei dati, ma proprio per dare una griglia interpretativa e di valutazione anche originale e davvero utile all'attività, fra l'altro, della pubblica amministrazione. E da questo punto di vista, ritornando sulla questione della consulenza, il sistema appunto delle agenzie di cui stiamo parlando oggi ha un grande atu, perché posto che appunto l'attività istituzionale è composta dall'indirizzo politico e dall'azione amministrativa, la parte di componente tecnica che riguarda monitoraggio, controllo, ricerca, ha un ganglo rispetto all'applicazione non soltanto delle norme italiane, ma anche di quelle di derivazione comunitaria, e adesso siamo fra l'altro nel prossimo periodo alla riforma della direttiva Habitat, della direttiva Uccelli, e adesso c'è stata la riforma della direttiva Via,
a un momento in cui è molto importante che questi aspetti e l'esperienza sul terreno del sistema dei controlli, comunque del sistema delle agenzie, fornisca consulenza e capacità tecnica di intervento a chi poi deve cercare di fare in modo che queste azioni, di queste norme si traducano in realtà. Io penso soltanto, e qua lo dico per esperienza diretta, che su tutta quanta la partita dell'applicazione delle valutazioni ambientali, non a caso ho citato queste direttive, cioè sia sull'applicazione della valutazione di impatto ambientale, sia sull'applicazione della valutazione di incidenza, ci sarebbe molto da dire e da fare rispetto alla capacità appunto del sistema delle agenzie nel dare un output o anzi degli input alle amministrazioni nel cercare di capire dove debbano andare a parare, perché detto francamente oggi come oggi non si capisce per niente quali siano gli standard, i livelli minimi diciamo di tollerabilità sugli impatti e le incidenze appunto delle azioni antropiche. Grazie. Grazie, io sì, Rotondo. Sì, ritornavo anche io sul discorso dei controlli, l'avevo già accennato nel precedente intervento che è un problema dell'agricoltura, oltre a tutti gli enti citati noi abbiamo chiaramente il Corpo Forestale che non fa controlli straordinari ma ordinari e poi abbiamo anche tutta la normativa sulla condizionalità che è una normativa europea dove le stesse cose vengono controllate anche in sede europea. Però volevo fare un accenno a un'emergenza che è anche una richiesta di aiuto e di verifica. Noi in agricoltura stiamo avendo un problema enorme in relazione al fatto che alcune volte le normative guardano all'emergenza totale e non si accorgono che poi inseriscono anche problematiche diciamo più piccole. Terra dei Fuochi ha previsto la combustione incontrollata dei rifiuti, c'erano delle normative regionali che permettevano agli agricoltori di bruciare i residui vegetali. Oggi in relazione a quella norma, Corpo Forestale, non so le ARPA cosa stanno facendo, però abbiamo una serie di controlli con sanzioni perché gli imprenditori in alcuni casi non sanno come utilizzare questi residui colturali, però normalmente la pratica agronomica con pochi quantitativi permetteva appunto la bruciatura. Attenzione che in questi casi si creano problemi enormi. Sulla parte controlli, sulla sicurezza, sulla sicurezza sul lavoro, le linee guida che erano state emanate a fronte della legge sulle semplificazioni nel 2012 sta funzionando, sull'ambiente in effetti è stato fatto pochissimo, per cui in relazione a quelle linee guida probabilmente occorre lavorare e fare proposte su come coordinare i controlli ambientali. Grazie. Io, se permettete, concludo con un'ulteriore osservazione invece al dibattito sui dati, dicendo che quel tema dei dati può essere non solo, come dire, un servizio dell'agenzia in futuro che rende autorevolezza, ma può essere un canale ulteriore di dialogo nel momento in cui l'agenzia si dovesse aprire a recepire dati che arrivano dal basso, soprattutto sfruttando questo enorme fenomeno sociale che è quindi la rete e internet, e quindi di raccogliere segnalazioni, cataloghi, immagino semplicemente fotografie di orchidee spontanee piuttosto che di osservazioni di animali o di fenomeni di inquinamento sulle spiagge. Potrebbe essere un sistema e un canale di dialogo molto interessante, molto utile per come dire, continuare ad accreditare maggiormente l'agenzia in futuro. Grazie a tutti. Grazie, io pregherei di non